Sei una delle tante novità di questo Città di Messina, un under che comunque ha giocato con una certa continuità nelle ultime stagioni. Dicono così, ma vabbè, speriamo di fare bene, non voglio essere sopravvalutare, voglio essere pure sottovalutare e fare bene. Sempre meglio di sopravvalutare e poi fare male. L'anno scorso un buon campionato con il Montalto, una società che era partita benissimo, poi probabilmente ha avuto una flessione nel girone di ritorno. Sì, poi siamo partiti bene, però a febbraio c'è avuto un problema di societari e poi abbiamo mollato un pochino. Però siamo salvati e poi siamo contenti. Ma siamo qua e pensiamo con la città di Messina. In Sicilia avevi già giocato a Noto, ad Acireale. Che campionato ti aspetti? Sarà un po' diverso? Diverso? No, non penso proprio. La Serie D è un campionato un po' strano, però noi siamo tutti giovani e ce la faremo, inshallah. Tanti giovani appunto, più qualche over più esperto come Camarda, può essere un limite avere qualche giocatore di esperienza in meno? Non cambia niente, questa categoria non cambia niente questo. I giocatori non fanno la differenza, è la squadra che fa la differenza. E siamo fortunati di avere un mister bravo, quindi non abbiamo paura di niente. E affrontiamo le partite alla grande, con tutti. Che squadra sarà? Probabilmente punterete anche sui ritmi abbastanza elevati, sarà fondamentale l'operato del centrocampo. A te immagino hanno chiesto soprattutto di recuperare tanti palloni. Non è il periodo di parlare. Ci vediamo a Salestre e poi vediamo cosa diventa la cosa, dai. Si parla molto bene dell'Acragas, delle formazioni campane, del Ragusa. Saranno loro le principali protagoniste? È un campionato un po' diverso. Mo dicono, però il campionato è un'altra cosa. Hai visto come è partita l'Agropoli l'anno scorso, poi ha fatto i play-out. Quindi il campionato è così, è un po' strano. Mo a gennaio vediamo. A livello personale, quali i tuoi obiettivi? Immagino insomma giocare tanto come hai fatto un anno fa. Dare il massimo di me stesso, dare il massimo alla squadra e poi vediamo a fine anno. Conoscevi qualcuno dei tuoi nuovi compagni? Forse qualcuno l'avevi affrontato con il Montalto, certo poi la squadra è molto rinnovata. Sì, ho giocato con tanti, ho giocato contro l'anno scorso, anche 3-4 anni fa ci ho giocato contro, però non ho avuto mai uno che ci ho giocato assieme, però un bel gruppo, tutti giovani, sono contento di essere qua.